Ciao ragazzi, sentite questa. Antonio Matteo su un suo post scriveva tra le altre cose queste testuali parole: non va tutelato chi ha un lavoro e non lo svolge in maniera adeguata. Il Consiglio regionale ieri è iniziato con un'ora di ritardo. Oggi avrebbe dovuto continuare nella seconda parte della seduta con la discussione di mozioni importanti, avendo ancora da fare molte, molte mozioni e da parlare di molte, molte proposte di legge. Un atto importante è una nostra mozione per chiedere la chiusura e la progressiva riconversione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti di Montale. Tutta la cittadinanza della Piana è preoccupata per questo impianto che inquina, che arreca un grave danno alla salute. Noi avevamo pronto un atto per la sua chiusura e la progressiva riconversione in un impianto virtuoso che creava anche nuovi posti di lavoro, ma non ci è stato permesso di discuterlo. E anche la nostra mozione legata all'abolizione dei vitalizi non è stata affrontata, quindi non si lavora in Consiglio regionale, ma ci sta che non si lavori perché sono scomode certe proposte? Avevamo una interrogazione per consentire allo Stato e chiedere allo Stato Italia di rivedere i propri inventari rispetto agli ausili e ai presidi sanitari, che costano tantissimo e si potrebbe risparmiare veramente tanto. Siamo molto impazienti anche di presentare un'altra mozione alla quale teniamo tantissimo ed è l'esenzione del ticket per problematiche sanitarie e sociali di tutte le donne che subiscono violenza. Ogni giorno che passa probabilmente c'è una donna che non avrà possibilità di usufruire di questa possibilità perché la Regione Toscana non fa passare questa mozione che siamo sicuri troverà il favore di tutte le forze politiche. Ricordate, anche oggi il Consiglio regionale è finito prima del tempo dovuto, prima di aver potuto discutere di tutte quelle che erano le mozioni. Non abbiamo potuto svolgere il nostro ruolo per il quale siamo stati mandati qui. Quindi, Mazzeo, come è scritto, vai a casa.